Ciao amici di Movida Television, questa sera le nostre telecamere sono a Fuorigrotta, precisamente in piazza San Vitale, in occasione di un grande evento. Ebbene sì, tra pochissimo la grande inaugurazione del nuovo Bar Bruno. Occhio alle immagini. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Ed eccomi qui in compagnia di un consulente del comune di Napoli, grande amico di Lello Stefanino. Buonasera. Buonasera. Allora, che emozione c'è per questa grande apertura del Bar Bruno? Beh, è chiaro che l'emozione è alta, perché questa era un'area completamente abbandonata ormai da tempo. Bene, cosa vogliamo augurare quindi ai proprietari di questo magnifico bar? Che con il Comune di Napoli, insieme alle autorità, insieme agli enti preposti, si possa iniziare a fare una programmazione, una lunga programmazione di eventi, manifestazioni, far rivivere la gente, passando sempre attraverso l'integrazione e soprattutto ricordare che integrazione significa anche la lotta al terrorismo e anche la lotta alla criminalità. Quindi forza a Lello e soprattutto maggior impegno anche da parte degli altri imprenditori. Cari amici di Movida Television, ed eccomi qui in compagnia di due grandi amici, non solo miei ma anche di Lello Stefanino. Buonasera. Buonasera Fabiana, che piacere dopo tempo, insomma, perché ricordiamolo, Fabiana è stata una delle protagoniste assolute della televisione in quanto una misteriosa per ben 4 anni e poi ha un titolo che gli rimarrà per tutta la vita, Miss Sud Bella d'Italia 2014. Sì, sono particolarmente legata a voi e insomma mi avete un po' cresciuta, possiamo dire così. E adesso invece torniamo a questa grande serata che praticamente vede protagonista Lello Stefanino in qualità di imprenditore, perché finalmente ritorna di nuovo il bar qui in piazza San Vitale, che è stato chiuso per 7-8 mesi, quindi torna a vivere questa zona di Fuorigrotta, che è la zona centrale, una piazza bellissima. Fuorigrotta aveva bisogno di questa apertura per far rivivere di nuovo appunto la Movida tra le tante persone che sicuramente poi frequenteranno in questa estate questa piazza importantissima. Quindi cosa dire? Auguriamo il meglio a Lello Stefanino, ad Alba Verrazzo che l'accompagna in questa grande avventura, e quindi in bocca al lupo per il coraggio e per la grande intuizione imprenditoriale. Ed eccoci all'interno di questo magnifico Bar Bruno, caffetteria, snack bar, wine bar, gelaterie e tanto tanto altro ancora. Che aspettate? Venite qui! Nel momento più importante dell'inaugurazione, il taglio del nastro. Allora, la moglie di Lello Stefanino, che emozione c'è? Emozionatissima, grazie. Buonasera a tutti. Ed eccoci qui con Lello, eccoti qui. Finalmente abbiamo messo piede in questo bellissimo Bar Bruno. Finalmente, dopo tanta attesa, ci siamo riusciti. Che emozione c'è? È un'emozione bellissima, lo sai, aprire un locale di questa portata per me è una sfida proprio, quindi veramente sono molto emozionato. C'è tanto lavoro e soprattutto è importante che si apra proprio qui. Nel mio quartiere, che è Fuorigrotta, e quindi niente, questa è una piazza bellissima, me la ricordo anche dall'infanzia, e quindi è stato un traguardo per me arrivare qui in questa piazza. Bene, allora, per coloro che verranno sicuramente qui in questo bar, cosa offre Bar Bruno? Il Bar Bruno offre di tutto, dalla pasticceria, che è la cosa primaria, ai cocktail, al bar, gelati, c'è di tutto veramente, quindi io invito tutti quanti a venire a trovarci e è un invito che faccio a tutti i giovani. È tutto da vedere, tutto da assaggiare. Intanto questo locale va davvero molto molto bello, quindi vi aspettiamo in tantissimi qui a Piazza San Vitale. Bar Bruno, occhio ciao. Alle immagini. Grazie, ciao. Eccomi qui in compagnia di questa bellissima ragazza, innanzitutto complimenti, nonché amica di Lello Stefanino e sua socia. Esatto, benché fossi molto giovane ho deciso di investire in questo bar perché davvero ci credo e spero che mi aspetti un futuro florido. Bene, allora perché tutti dovrebbero venire qui al Bar Bruno?
dovrebbero venire tutti qui al Bar Bruno, perché noi curiamo il cliente dalla A alla Z, dalla pasticceria alla gelateria, utilizzando tutti i materiali freschi, senza grassi idrogenati, senza conservanti. Agli aperitivi abbiamo un aperitivo abbastanza particolare che pochi bar in Campania lo fanno, col pinsimonio, alle mandorle salate, rustici, perché abbiamo anche una nostra produzione, il laboratorio, dunque è tutto fresco. Io consiglio a tutti di venire al Bar Bruno ed assaggiare almeno una delle nostre delizie. Poi decideranno loro se tornare o no. Bar Bruno offrirà tanta bella musica, tanta festa, tanto divertimento. Che emozione c'è questa sera? Eh beh, un'emozione particolare, perché comunque i titolari sono dei nostri cari amici, quindi al di là del rapporto lavorativo c'è anche un rapporto di amicizia, e quindi l'emozione è ancora più forte. Siamo veramente contenti di aver che ci hanno scelto, insomma, per il loro bar. Questa grande inaugurazione. Sì. Allora invitiamo tutti quanti a venire qui. Vi aspettiamo non solo il sabato sera, ma tutti i giorni: caffetteria, lounge bar, rosticceria, tutto, gelateria. Se qualcuno vuole pure i soldi, ci sono pure. Sto scherzando. È una bella struttura, è nata qui al corso Viale Augusto, angolo qui, Piazza San Vitale, quindi vi aspettiamo in tanti. Occhio alle immagini. Trovo sempre qui in compagnia di Veronica, stiamo esplorando questo bellissimo bar che non è solo caffetteria, snack bar, wine bar, ma è anche dotata di una champagneria. Sì, noi abbiamo champagne pregiati, puoi trovare Armand & Brignac, Velvet Glicot, Moët Crystal, Dom Pérignon, Vintage Edition, e abbiamo anche un'ampia scelta di rum, quindi potete trovare tutto, dalla A alla Z, da un semplice cono gelato che costa 1,50€ fino alle bottiglie più pregiate per festeggiare magari un'occasione importante, un matrimonio o tutto. Qui sempre all'interno del Bar Bruno con tanti amici di Lello Stefanino, come sta andando l'inaugurazione? Ma si vede benissimo, penso che, cioè, li vedo tutti contenti, soprattutto stanno mangiando e bevendo. Vedo che voi avete già gustato il buffet del Bar Bruno. Eccellenti, delle preparazioni veramente ottime. Insomma, quanto tutto buono, tutto molto buono. Mi è piaciuto, l'inaugurazione sta andando bene. Una favola. Vogliamo invitare tutti quanti a venire qui? Tutti al Bar Bruno, c'è qualità, c'è freschezza, c'è bella gente, poi Lello è una persona che ci sa fare, è un carissimo amico tra l'altro, quindi comunque tutti al Bar Bruno, tutti. Devo dire che qua al Bar Bruno si sta proprio bene, Lello, complimenti. Grazie, detto da te veramente un complimento, perché a parte che noi ci conosciamo da tanto tempo, e quindi mi è fatto piacere averti qui con me questa sera, a te, a Lucio, che saluto, anzi saluto tutti gli amici di Movida Television. E quindi niente, allora veramente... sappi che io ti verrò a trovare molto spesso, visto che comunque questo bar sta vicino alle mie zone, e devo dire, io ti devo fare i complimenti, Veronica, perché possiamo contare su uno staff veramente molto professionale. Esattamente, venite qui, vi accoglieremo a braccia aperte. Quanto più prima possibile veniteci a trovare, troverete me o Lello alla casa e vi accoglieremo sempre con un sorriso. Dunque, quando le giornate magari sono buie, venite qui, regaliamo sorrisi. Tanto divertimento, tanta musica, e chi ovviamente tu non ti sei smentito. Diciamo che come seconda attività faccio l'artista, quindi come faccio a smentirmi? Però vi prometto che ogni sabato sera per tutta l'estate ci sarà il piano bar di Rino Abate con Mary De Santis, quindi allieteremo le serate delle persone che ci vengono a trovare, anche giovani, vi raccomando, molti giovani, tutti, esatto? Faremo anche eventi a tema, dunque venite a trovare. Bene, bene. Noi vi verremo a trovare, intanto noi abbiamo assaggiato tutto, tutto buonissimo, quindi complimenti. Venite in tanti qui al Bar Bruno, Piazza San Vitale, fuori grotta. Grazie, ciao, buonanotte, ciao, grazie.